Buonasera, io mi chiamo Paolo Montrasio e organizzo il meetup Milano Chatbots insieme a Valentino Spataro, che magari parlerà dopo di me. E il meetup si tiene esattamente in questa stessa sala, una volta al mese, di giovedì. Il prossimo sarà giovedì 23 novembre, sempre alle 19 come l'evento di questa sera, e siete invitati a partecipare, gratuito. Questa sera, invece, indovinate, vi parlo di chatbot. E cos'è un chatbot? Un chatbot è un programma con cui comunichiamo tramite linguaggio naturale, ovvero tipicamente l'italiano nel nostro caso, l'inglese, qualsiasi altra lingua, o proprio a voce, oppure con una tastiera. Un chatbot può essere in un telefono, in un computer, in un dispositivo costruito apposta come Google Home, Amazon Echo. E abbiamo sempre voluto parlare con i computer in realtà, perché anche chi di lavoro fa il programmatore è molto più bravo a parlare che a programmare. Non si fanno parlando tutti quegli sbagli incredibili che facciamo quando programmiamo, ok? E chi non programma, a maggior ragione, preferirebbe usare la voce per parlare con il computer, ma anche con i telefoni. Solo che è sempre molto complicato creare delle cose semplici. E nel caso dei chatbot, la storia è partita abbastanza in là. Perché il primo chatbot è Eliza, del 1966. Eliza è una psicologa che utilizzava un trucco abbastanza banale, ovvero prendere le frasi che gli arrivano dal paziente, ne estrae dei pezzi, le gira in domande e gliele ripropone, che in un dominio che in quel dominio particolare può anche essere un trucco che per un po' funziona. Però alla fine si accorgevano che non era un essere umano, anche se tutto sommato anche una volta che sapevano che era un programma dicevano sì, però lasciami parlare un po' che mi trovo bene, sono impegnato, mi interessa. Il secondo chatbot invece è stato Parry, del 1972. Parry è un paranoide schizofrenico creato da uno psichiatra per comportarsi da paranoide schizofrenico, perché il psichiatra sa come funzionano quel genere di pazienti, ha costruito un modello mentale per un programma che simulasse quel genere di malattia e ci è riuscito bene, perché hanno dato i tracciati delle conversazioni di Parry mischiati a tracciati di conversazioni di malati reali, li hanno dati a degli psichiatri e il 48% dei casi sono riusciti a indovinare che quello era il programma, 52% no, quindi come se avessero tirato a caso, che vuol dire che è andato bene. Chiaramente la prima cosa che è stata fatta è stata fare parlare insieme lo psichiatra e il paranoide, e c'è, trovate su internet a questo indirizzo una conversazione abbastanza divertente di cui questo è un estratto. Questo tra l'altro risponde anche alla domanda che ogni tanto mi viene fatta, che ma i chatbot possono parlare tra di loro? C'è qualcuno che lo fa? Sì, perché da quando ne avevamo solo due subito li hanno messi a parlarsi tra di loro. A cosa serviste se non lo show? In quel momento forse a nulla. Cosa potrebbe servire adesso? Ne possiamo parlare dopo. 1970, sistemi esperti. Era stato il primo boom dell'intelligenza artificiale, e i sistemi esperti sostanzialmente sono un insieme di regole che dicono se succede questo fai quello, è un motore di ragionamento che, dati dei fatti, che si sa che sono reali a quel punto, ne deduce degli altri e quindi fa dei ragionamenti. Mettendo insieme queste regole si sono iniziate a fare cose interessanti. Ne abbiamo tuttora sistemi nati più o meno in quegli anni in uso adesso, fanno, ad esempio in Italia ce n'è uno che non fa il monitoraggio delle righe. Una delle interfacce utilizzate per parlare con i sistemi esperti era proprio un linguaggio naturale più o meno evoluto, dove si fanno delle domande e lui risponde in italiano, in inglese. E di
fatto alcuni di questi sistemi esperti erano dei chatbot. 1979 esce Star Wars. Come sapete, tra i protagonisti ci sono un robot alto non troppo furbo e uno più basso, molto più furbo. Quello alto parla, quello basso fischia, ma con interfaccia conversazionale. Usano un linguaggio naturale di tipo diverso, ma lo è. Questo instilla nelle persone un'idea che magari un giorno si potrà parlare con i robot e di conseguenza anche con i computer. E tra l'altro si ricordavano che nel 1968 c'era stato Odissea nello spazio con un 9000 che alla fine li ammazza tutti, quindi non proprio l'esempio migliore di chatbot, però comunque era un chatbot. E nell'84 esce Terminator, che è stato costruito proprio per ammazzarli tutti. E quello è sicuramente un chatbot che però non dovremmo incontrare la sera uscendo di qua. Negli anni tra il 79 e l'84 le case hanno iniziato a riempirsi di computer, computerini piccolini, non troppo grossi, Spectrum, VIC-20, C64, Atari, eccetera. E quando in casa c'è un computer, una delle cose che si fa è giocarci. Tra i generi di giochi che avevano preso piede c'erano le cosiddette avventure testuali, interactive fiction in inglese. Il modello di questa avventura è: il computer sa come è fatto il mondo, ce lo racconta, usando in questo caso l'inglese, e noi diciamo al computer cosa vogliamo fare all'interno di quel mondo, tipicamente all'inizio con delle espressioni molto semplici, cioè verbo e oggetto, quindi open mailbox, non si poteva fare granché di più. Ma è un'interfaccia conversazionale che va a cambiare lo stato del mondo, porta avanti il gioco, il computer ci racconta cosa è successo, noi prendiamo delle altre decisioni e andiamo avanti, avanti, avanti. Qualche anno dopo i computer sono diventati più belli, con tanta grafica, e queste interfacce sono state sostituite proprio in questo genere di giochi da il mouse con cui clicco, clicco, clicco in giro per lo schermo e faccio succedere cose. E l'interfaccia conversazionale per il momento è morta in pratica. Succede. Saltiamo un po' di anni e arriviamo al 2010, ovvero a questo genere di oggetti che hanno iniziato ad apparire prima, l'iPhone del 2007. Però perché 2010? Perché 2010 è stato l'anno di Siri, che poi è stata seguita da tutto un altro genere, da tutti altri, da Google Now, eccetera. Cosa è successo lì? C'è stata una concomitanza di mezzi ed opportunità, ovvero i mezzi sono stati i computer, i microprocessori, anche quelli dei telefoni sempre più veloci, e siamo riusciti a poter mettere in pratica degli algoritmi che erano già stati progettati negli anni 80, ma che comunque rimanevano teorici, perché se il computer è troppo lento e ci vuole un'ora per capire cosa ha detto una persona, ai noi non si riesce a fare chatbot. L'opportunità è appunto un computer in mano a tutti, in mano, in tasca, sul tavolo, in casa. E a questo punto Siri, con cui si inizia a parlare un po' come anno 2000, non dà proprio lo stesso genere di risposte, però non fa neanche gli stessi danni. E Watson nel 2011 ha vinto Jeopardy, che è un gioco a premi in televisione, e quindi doveva capire la domanda, ragionarci sopra, trovare le informazioni all'interno di un database di fatti sul mondo, notizie, gossip, eccetera, rispondere, e ha vinto la finale del gioco. Nel 2012 è arrivato Google Now, che fa quello che fa Siri e probabilmente un po' di più. Nel 2013 una pausa. Nel 2014 il chatbot su Kik, che è una chat per telefono. Qualcuno qui usa Kik? No, lo usano in 300 milioni di persone in giro per il mondo, ma le altre chat sono usate da ancora più persone, e in Italia comunque non tanti. Nel 2015 invece Alexa per Amazon Echo
e Cortana per Windows, che fanno la stessa cosa di Google Now e di Siri, e anche Telegram inizia ad avere i bot nella sua chat. Qualcuno conosce Telegram, usa Telegram? Sì, tutti praticamente. Nel 2016 arrivano i bot in Messenger. Qualcuno conosce Messenger, usa Messenger? Nessuno. E anche i bot in Skype. Qualcuno sa che Skype ha i bot? Questo è un po' più segreto, però sì, siete bravi. Ok, mezzo, opportunità e movente. Il movente cos'è? Possono essere tanti, ma uno sicuro è che ci sono tante aziende che vogliono venderci cose. Anche cose che non ci servono, ma anche cose che proprio ci servono e che vogliamo comprare. Solo che facciamo molta fatica a comprare cliccando, riempiendo form, così, mentre facciamo molta meno fatica a parlare. Se noi avessimo un assistente personale, diciamo voglio quel libro, voglio quella sedia, voglio questo, che quello, è molto più semplice, no? E questo vuol dire aumentare anche il giro del business. Per cui c'è molto incentivo da parte delle aziende a darci dei mezzi per esprimerci con la voce. Sfortunatamente, con le chat che abbiamo adesso, anche se qui c'è un altoparlante, qua c'è un microfono, e anche una telecamera, tipicamente però nelle chat dobbiamo scrivere col tasto, con la tastiera qua, e questa è una sconfitta, nel senso ogni volta che su un touchscreen appare una tastiera stiamo perdendo qualcosa. Tante delle cose che immaginiamo per il futuro nel campo del chatbot in realtà già ci sono, semplicemente tra qualche anno verranno fatte meglio, perché magari riusciremo davvero a togliere di mezzo la tastiera e parlarci, almeno in certi ambienti, magari non tutti insieme, in pubblico, non per tutto. E questo ne cambierà la natura. Per esempio, un chatbot che fa da chef esiste. C'è un chatbot che ci racconta le ricette, ci dice dimmi quando hai messo la torta nel forno. Ok, adesso l'ho messa, pigiando dei tasti sullo schermo tipicamente. E poi ci tiene il conto dei minuti. Dopo 25 minuti dice guarda tra poco la devi togliere, dopo 30 minuti toglila, confermami che l'hai tolta. Questo però è un tipo di interazione diversa da avere un chatbot che sa lui che abbiamo messo la torta nel forno, perché o ci ha visto attraverso la telecamera, quella del telefono, quella che abbiamo attaccato in casa, o magari il forno gliel'ha detto, perché c'è un'interazione con la domotica. E a quel punto diventa quasi come una persona che ci sta seguendo, una persona incorporea, ma comunque c'è. E l'interazione con la domotica cambierà molte delle interazioni con tutto ciò che sta di informatica e renderà molto più naturale avere un'interfaccia conversazionale. Per esempio, i bambini che cresceranno in una casa integrata di quel genere, per loro sarà normale chiedere, accendi la luce, spegni la luce, o anche la stanza si accorge da sola che deve accenderla o spegnerla, perché ci vede entrare e uscire. Quando poi andranno nella vecchia casa in montagna o al mare, che invece non ha tutti questi marchingegni, bisognerà spiegargli che no, un attimo, adesso devi premere quel pulsante lì sul muro e quello accende la luce e spegne la luce, perché questa casa è un po' più così. Non ci sente, non parla. È un po' come i bambini che nascono con l'iPad, che quando prendono, c'era il video del foglio di carta che provavano a fare zoom, sfogliarlo così e non capivano. Questa sera invece andiamo a concentrarci su dei chatbot di un particolare dominio applicativo, che sono quelli finalizzati alla vendita di prodotti e di servizi. Si possono creare con vari gradi di sofisticazione. All'estremo, diciamo, l'intelligenza artificiale, capiscono benissimo l'italiano, eccetera, ma costano anche. All'estremo opposto, diciamo, qualche tecnica anche un po' più antica, magari pattern matching, menu, cose del genere, ma sempre all'interno di una chat, e quindi possiamo dire che sono chatbot,
Quello che varia chiaramente è il costo, però in base all'obiettivo che vogliamo raggiungere può essere perfettamente adeguato utilizzare qualche tecnica di qualche anno fa rispetto a delle tecniche ipermoderne, magari ancora da perfezionare. Quindi questa sera vediamo dei casi reali che dimostrano vari approcci e il primo è quello che ci presenta Valentino Spataro, che ci spiega come creare un bot partendo da una mappa.